Hello guys, benvenuti in questo nuovo video con il secondo episodio con i mazzi di Amos, quelli... Ciao, saluti. Saluti, allora Amos bello, cosa ci porti Allora, oggi? questa settimana vi porto un mazzo che a me sta divertendo tantissimo, playtestarlo, anche se ancora non l'ho potuto portare a un torneo, perché non penso che la lista sia ancora estremamente stabile, ma già è molto competitivo in quanto nei vari playtesting che ho avuto durante questi mesi mi sta dando comunque dei risultati. E come potete vedere già dall'anteprima del video, ma penso che non siate stupidi, il mazzo è Genex, ma non quella versione rompicoglioni che si basa su Genex Crusher, quello che spacca quando trae evocando oscurità, ma si basa principalmente sui sercianti. E quindi lo possiamo quasi definire un combo in quanto, vabbè, poi lo vedrete in mezzo al video. Spero che non siate imbecilli, quindi basta che vedete che spiegate cos'è. Va bene, vi parto con la lista al Sempre volissimo. tappetino, Sempre sempre stabilito bello, questo, lui. purtroppo me lo porterò fino alla morte. Allora, il mazzo che cosa si compone? Praticamente ci sono due tipologie di Genex. I Genex che fanno working sull'attributo, cioè che lavorano quindi a modificarsi l'attributo per fare i sincro di archetipo. Oppure questo piccolo motore che funziona un po' come i congegni, per cui ognuno di loro se, cerca il suo compagno. Lui serce a livello 3, il 3 serce a livello 2 e il 2 serce a livello 4. Quindi bene o male loro lavorano insieme per poi in realtà arrivare a, tramite lui che aggiunge livello 3, ad aggiungere il Birdman più forte, il Genex più forte, che è anche il Tuner, che ci permette poi di overestenderci e continuare la combo. Se vedete sta cosa, vi sembra una merda il mazzo, e da una parte non ci avete manco tutti i torti. Vedendo però il resto del mazzo, sono riuscito a trovare qualche working carino per permettergli di dare una value al fatto che uno cerca tanti mostri dal mazzo ed evoca, vedendo anche le carte dell'extra, livelli piccoli che possono entrare in combinazione con un altro archetipo che io personalmente adoro. Quindi i Genex li Che togliamo. mazzo che consiglieresti neofiti del formato o no? No, non lo consiglio ai neofiti, lo consiglio a chi vuole qualche cosa che lavori differentemente rispetto ai mazzi di Classicone. adesso e soprattutto per chi vuole portare qualche cosa che sia divertente da giocare perché sono carte che non sono tipiche nei tier 1 dell'archetipo. Poi cosa ci gioco? Essendo un mazzo che poi capirete abusa tantissimo degli effetti on normal, L'engine delle gioco tour. l'engine delle tour, quindi 3 tour e Sangha. Gioco due Caius perché già sono forti nell'evocarli nel tuo turno per ovviamente fare boom boom boom. In più capirete che farlo nel turno avversario è ancora più forte. Rimbalzaltero di Birdman è ancora più forte. Fare sto coso che poi capirete che cos'è ancora più forte e vabbè, non vedevo sta spiegare il resto. Poi Ah, fai vedere le mie due carte preferite del il mazzo, ah. fatto di giocare dei vento, poi capirete dopo con l'archetipo che ci ho accoppiato e il fatto di poter avere praticamente accesso al cimitero con tutti gli attributi che vuoi, perché abbiamo fuoco, luce, vento e terra, ci permette di giocare i boss monster di rimozione di graveyard più forti che ci sono, Dark. Ah, quindi che bello. BLS, anche se sto pensando di giocare anche Monosorcio, perché comunque noi abbiamo accesso a tre light in combo molto facili da mandare al grave, perché sono i livelli 1 che poi vedrete che sono i più utili per i sincro che abbiamo. E Simorgh è semplicemente troppo forte perché ti dà value anche ai vento di oscurità che hai in mano per poterlo ricarare da grave. Quindi è una rimozione in più che l'avversario ci deve fare sopra, perché soprattutto con determinati matchup tipo Che mazzi Hero, control Control te lo devono togliere subito, perché sennò praticamente è vittoria. perdono. E il fatto che tu comunque sei uno dei pochi dei mazzi che può effettivamente evocare Dark e Wind dalla mano e scartarli per evocarlo è molto forte. Per chi non lo sapesse, praticamente non fa proprio settare alcuna Non carta. si può posizionare carte, sì, è molto carino. Poi, che cosa ci ha accoppiato? Ci siamo fatti un po', sia io che i giocatori che hanno playtestato contro, una domanda chiave. Il mazzo è molto forte sotto il punto di vista di board swipe, perché subito riesce a creare board grazie a delle carte magia che ci sono all'interno del deck, magie e trappole. Quello che ci siamo domandati è come dare value al fatto che noi abbiamo tantissimi mostri sia in mano che sul terreno, senza però avere sincro di archetipo, tuner utili, perché Genex Birdman comunque è un livello 3 che si muove.
Dopo vari playtesting siamo arrivati alla conclusione che il motore Quick Draw effettivamente è quello che ci permette di dare forte. value a questo concetto, perché nell'ultima data che noi facciamo con i piccolini abbiamo il mostro da scartare per quanto riguarda Pistolero. Pistolero è livello 5, quindi dà un sacco di value ai piccolini, e poi vedrete dall'extra che c'è effettivamente un mostro junk che va in combinazione perfetta col fatto che noi abbiamo sia livello 2 che livello 1. Insieme ai pistoleri gioco anche Mono Unknown perché è dark e all'inizio ti Forte, permette forte. di essere evocato special, soprattutto se Saper parti per draw, seconda, e quindi ti praticamente. permette di overestenderti di più. Quindi i mostri così sono finiti, non gioco Entrap perché voglio essere più stabile possibile, perché piano piano sto iniziando a rendermi conto sempre di più che in determinati mazzi che hanno problemi di spazio, l'interruption che si fa all'avversario, cioè con un Veiler, che Max poi lo sto rivalutando tantissimo, non sono mai così influenti, se non quando Veiler ti diventa un target light per poterlo fare di sorcio, o se no ormai i mazzi che ci sono adesso tier 1 non soffrono più particolarmente un Veiler sopra, quindi non li considero più fondamentali da essere giocati. Per il reparto Ok. magie gioco due tuning perché gioco tutto il reparto Synchron. Non tre. Non ne gioco tre perché è più forte vedere direttamente pistolero che Che vedere tuning, pistolero. perché tuning ti fa millare. Se milli una parte degli addanti, un pochino soffri perché non puoi continuare il ciclo di evoco, evoco, evoco. E quindi ho portato a tre pistolero e a due tuning perché preferisco vedere direttamente Ok. pistolero. Poi, avendo comunque uno swarming gigantesco, gioco Vabbè, la la anfora e book, capirete perché, perché è un facile chain in 2, ora capirete che cosa vuol dire tra poco. Reborn e Storm li devo Classicone. giocare per forza, sto pensando di sostituire Storm con Dark Hole, però mi sa che terrò Storm perché Ok, le quindi non 7 mi giochi fanno Dark più Hole. paure. No, non gioco Dark Hole. Ok. E il motivo per cui voglio tanti chain in 2 possibili, e poi capirete dalle trappole perché, è per questa carta. Allora, Chain Summon in realtà non è una mia scoperta, già molti che hanno provato a playtestare Chain Genex la giocano. Questa carta, se attivata come Chain Link 3 o più, permette di fare 3 evocazioni normal, che sono esattamente perfette per poter finire un ciclo di combo, perché dal 2 vai al 4, dal 4 vai all'1, dall'1 ti atti Genex, e quindi ti permette di poter fare un Synchro 8 semplicemente attivando questa. È molto carina, però ne gioco due perché personalmente preferisco Ultima Offerta, che ti fa completamente fare tutto il mazzo addosso alla, quindi non ve la devo spiegare, ma io adoro sta carta È per me è una delle forte. carte più forti del formato, anche perché non si becca warning, ti possono giusto fare warning sulla summon, ma nemmeno ci pensano troppo a fartelo. Come vi ho detto, io voglio avere tanti cieli in due, per cui ho Mazza. dovuto giocare tutte le carte che fossero influenti sia alla mia pescata che sul board, che non fossero vincolate a nessun trigger di attivazione. Per quello non gioco BTH, non gioco Prison. Compulsory lo sto anche rivalutando all'interno del meta perché comunque è una rimozione secca che non dà accesso al grave al mostro che tu elimini. Soprattutto contro determinate carte che rimbalzi, ti permette anche di far sprecare una norma all'avversario il turno dopo perché deve resettapparsi un'altra volta. E quindi personalmente gli permette sì di fare giocate diverse, ma il fatto di riavere in mano un target, che ne so, un Alius o, permette o di forzare una Gemini Spark oppure di obbligarlo a rievocare Alius un'altra volta. A me personalmente piace comunque, perché poi Synchro li toglie, non c'è uno Stardust che lo protegge e tutto il resto. E poi Mirror e BTA è torrenziale perché vabbè, devi giocare per forza. Ok. Questo è il main. Il side non è previsto perché ancora devo farci i tornei, quindi non so nemmeno come si dà. Il fatto che le carte sono principalmente tutte di archetipo, forse giusto un po' di trappole, posso evitare di giocarle per giocare altro, ma devo ragionarci bene. Per quanto riguarda l'extra, allora vi ho parlato di locomotiva e vi ho mostrato Caius. Il motivo è che Caius è l'unico mostro non tuner oscurità forte insieme a Genex che ti permette di fare questa cosa. Questa cosa è fortissima Inserire il perché ti sorcio c'ha ruba. pure senso. Scusami? Inserire il sorcio, cioè il caos sorcerer. Sì, perché mi dà un altro accesso a questo. E questo qui praticamente fa rubo permanente. Porca È miseria. veramente forte. È veramente tanto tanto forte perché poi ti rimane un 2-5 e te lo puoi Anche comunque chiudere anche potenzialmente. chiudere, sì. Ed è Poi c'è forte forte. il piccolo reparto dei junk, visto che sto giocando il pistolero e tutto il resto, che sono due distruttori, che sono il motivo per cui ho
ho voluto giocare pistolero perché loro spaccano in base ai non tuner utilizzati per la sua sincro. Quindi, avendo un livello 2, avendo un livello 1, in mezzo alla combo ti permetto di fare distruttore che spacca qualunque carta sul terreno. Quindi puoi togliere la backrow. E comunque un 2-6. Giancarcer è forte perché ti permette di rimuovere un TK, ti permette di rimuovere roba che ti dà fastidio, quindi fastidiose. comunque forza le giocate. Guerriero Travano è fortissimo, perché, e Che questo per noi non credo che lo priorità, devo spiegare perché è forte, ciaone. fai priorità, ti permette Ciaone. di riaddare roba, che in questo mazzo vuol dire riavere uno startino, Fai perdere timing a fai perdere timing bottomless. a bottomless, fai un sacco di roba. Poi principalmente gioco niente di strano per quanto riguarda l'extra, un livello 4, che qui si fanno tutti i livelli perché avendo veramente tutta la roba è Ah, che difficile che non buono. fai in sincro, quindi poi due livelli 5, Hyper lo puoi giocare anche tu per pescare, ma principalmente lo puoi fare di combo per non far sincrare troppo, e Brionac lo devi fare, il livello 7 lo devi calare, Blackross è il più forte, Stardust, questi sono i più forti, ne puoi giocare. Trisciulone, Non puoi vorrei. giocare, Trisciulone non puoi non giocare, i due livelli 3 perché gioco duro. Detto questo, ho detto tutto. Ringrazio Angels and Dragons, Angeli e Draghi, via Luigi Vanvitelli 57 perché mi presta le carte visto che ci lavoro per E giocare a questo formato se volete venire a divertentissimo. trovare Amos, insomma, ci E, trovate sì, qua come al solito, dentro. vabbè, io lo dico perché mi fa È piacere giusto, è se mi venite giusto. a trovare. Così per giocare contro sto mazzo e mi esplodete. Ringrazio la signora Alberti che mi ha aspettato per il pranzo, che probabilmente starà mangiando dietro alle mie spalle. Facciamo un saluto, eccola lì. Che si vergogna. E ridò le carte a Cafarella Grazie. Stardust 96. Se non mi ricordo male, Come ma io non c'è. Adesso non c'è 96 sta. Non è 96, 96 98. Star Stregon. Tutti mettono il 96 alla fine, però noi sono all'inizio. Vabbè, 96 Stardust 96. E detto Proprio questo, lui. vi E saluto. Tanto sto playtestando anche Naturia, sto playtestando altra merda che ve la porterò. buon appetito a E chi sta buon guardando lì a voi. appetito! E grazie. Ciao! Sia.